successo annunciato per la sesta edizione di Masserie sotto le stelle insieme con la Pizzica, organizzata dalla CIA Agricoltori Italiani e dall'Associazione Culturale Gaia in collaborazione con la testata giornalistica Vivi Castellaneta. Anno dopo anno questo evento permette a numerosi turisti di trascorrere la notte più magica dell'anno, quella di San Lorenzo, alla scoperta delle eccellenze del territorio. Quest'anno la scelta è ricaduta sulla Valle degli Asini, azienda e fattoria didattica situata in Contrada Fra Gennaro, che ha fatto dell'innovazione la propria bandiera. Qui circa 200 partecipanti arrivati sul luogo a bordo di tre pullman provenienti da Castellaneta e Castellaneta Marina hanno trascorso una serata all'insegna di buon cibo genuino e balli tipici. Ad accogliere le famiglie sono stati Angelo Capurso e sua moglie Annalisa, titolari dell'azienda, insieme a Francesco Passeri, presidente provinciale della CIA di Taranto, e a Vito Rubino, neo direttore Area 2 Mari Taranto e Brindisi, Michele D'Ambrosio, presidente provinciale dell'Associazione Pensionati, e Carmela Losito, vicepresidente dell'Associazione Culturale Gaia, che hanno spiegato ai presenti la storia e le caratteristiche della masseria. Dalla coltivazione di varie specialità di grano, Senatore Cappelli e Grano Tenero Bianchetta, ai legumi come la cicerchia screziata della Murgia, arrivando poi alla produzione di latte d'asina, fiore all'occhiello della masseria. Sono circa 140 gli asini allevati, in gran parte di razza Martina Franca. I visitatori hanno potuto osservare da vicino le operazioni di mungitura, possibili grazie ad un impianto all'avanguardia studiato dall'Università di Bari, ma hanno anche gustato i prodotti tipici realizzati con il latte d'asina, come i biscotti e il gelato, oltre che salumi di carne d'asino. Tutti i prodotti sono realizzati all'interno dell'azienda, che dispone anche di un punto vendita dedicato. I più piccoli hanno potuto poi fare un giro su due calessi presenti e vedere da vicino la stalla degli asini e relativa mungitura, così come il museo che ospita al suo interno attrezzi antichi del mondo agricolo. Per noi è un pregio, è un onore ospitare la CIA, insomma. Noi stiamo puntando sull'innovazione, sull'alternativa, perché comunque adesso o si cerca di trovare una soluzione alternativa, oppure i prodotti agricoli, dal latte al grano all'uva, non sono più, hanno dei costi di gestione troppo alti e quindi non riusciamo più a stare nelle spese. Questo è il nostro problema grosso. Latte d'asina è un latte che è il latte più simile al latte umano, e quindi tutti i bambini, tutte le mamme che hanno poco latte o comunque hanno la necessità di integrare, il latte più adatto è sicuramente il latte d'asina. E poi anche chi è intollerante alle proteine del latte vaccino, principalmente gli intolleranti alle proteine del latte vaccino, possono bere il latte d'asina. Dopo le visite guidate in masseria, tutti a tavola per gustare i piatti cucinati con prodotti a chilometro zero, serviti da Giuseppe Perniola e dallo staff della CIA e di Gaia. Antipasti a base di salumi d'asino e formaggi, il pupo fritto con mortadella fatto dai proprietari dell'azienda, orecchiette con sugo di braciole d'asino, cavatelli ceci e cozze, salsiccia d'asino e di suino, angurie e uva offerte dalle aziende Valle d'Oro e Di Cristo, e per concludere gelato al latte d'asina. Stasera allora serviremo i cavatelli con cozze e ceci. La scelta dei ceci non è casuale, ma è perché sono ceci prodotti in questa azienda e quindi vogliamo valorizzare i prodotti della nostra terra. Quindi abbiamo le cozze del Mar Ionico, i ceci prodotti di questa azienda e poi ovviamente i cavatelli prodotti col grano di farina Cappelli, sempre della zona. Quindi cerchiamo di rispettare tutti i criteri di genuinità del nostro territorio. Sono diversi anni che facciamo questa iniziativa e ogni anno miglioriamo. Vedo che la gente partecipa con piacere, anzi spesso durante l'anno ci chiedono con la volontà di partecipare a questa iniziativa, sempre nell'intento di valorizzare le aziende dove andiamo e i prodotti del nostro territorio. Noi poi siamo un po' dilettanti, siamo come un circo, ora apparecchiamo, ora cuciniamo, ora togliamo le sedie, i tavoli, per cui siamo dei volontari, lo facciamo solo e soltanto per Castellaneta, per il territorio, per il nostro territorio. A scandire il momento conviviale di Masseria sotto le stelle sono state la Pizzica e una simpatica quadriglia ad opera dell'Associazione Gaia, che hanno coinvolto uomini, donne e bambini di tutte le età.
Obiettivo raggiunto dunque per un evento che anno dopo anno si arricchisce di contenuti, perseguendo una finalità importante: valorizzare le eccellenze del territorio, mostrando l'esempio di chi, nonostante la crisi del comparto agricolo, decide di andare avanti, portando alta la bandiera dell'innovazione e dell'accoglienza. Presente alla manifestazione lo staff al completo di CIA, Gaia, Alex Ambulanza e una delegazione del club Fiat 500 di Cassano Murge. Abbiamo la necessità di far vedere queste belle realtà che abbiamo sul territorio a chi viene da fuori, e non soltanto a chi viene da fuori, ma anche a chi sta nei comuni limitrofi. Diciamo che l'agriturismo dovrebbe essere anche questo, passare una bella serata tutti quanti insieme guardando le stelle. Questa è un'azienda abbastanza all'avanguardia, perché ha puntato sul latte d'asina e che riscuote abbastanza successo sui mercati internazionali. Diversificare è la parola obbligata in questa fase, perché con la crisi della monocultura automaticamente è l'unica soluzione per poter superare la crisi. Quest'anno abbiamo voluto fare qualcosa di diverso rispetto agli anni scorsi. Piuttosto che girare più masserie, abbiamo concentrato le nostre forze su un'unica masseria, aumentando le attività da svolgere. Infatti la gente sta apprezzando moltissimo tutto quello che stiamo sottoponendo. Che dire, siamo davvero soddisfatti del successo di questa iniziativa, e quindi questa azienda peraltro permette anche di realizzare tutto quello che la serata prevede, e quindi è un'azienda, è una punta di diamante secondo me nel nostro territorio, ed è giusto valorizzarla, ed è per questa ragione che abbiamo inteso fare questa iniziativa in questa masseria nella la Valle degli Asini.